stamattina un corteo dal Palazzo Centrale dell'Università fino in Prefettura. Siete stati accompagnati dal Rettore. Questo testimonia come da parte dell'Ateneo c'è voglia di stabilizzare i precari che da due giorni appunto occupano il Rettorato. C'è questa disponibilità all'Università, ci sono i fondi per stabilizzare questi 14 precari, ma poi per problemi, diciamolo pure, burocratici, no, questi precari non possono essere stabilizzati. Voi avete chiesto un incontro al Prefetto, non avete ottenuto però nulla fino ad adesso. Adesso l'Università ha espresso apertamente, pubblicamente, la volontà a chiudere la vicenda positivamente attraverso la contrattualizzazione dei lavoratori, però per un cavillo burocratico che si può risolvere solo al tavolo dove nacque la questione del 97, l'accordo del 97, non si può andare avanti. Siamo fermi, ma siamo anche fiduciosi che Sua Eccellenza il Prefetto a brevissimo tempo ci convocherà le parti, sindacato, CISL e UIL e il Rettorato, perché questa storia abbia una definizione positiva. È vero, i soldi ci sono, lo dice il Rettore, lo dice il Direttore Amministrativo, lo dicono tutti all'interno dell'Università, lo hanno dichiarato pubblicamente, c'è anche la volontà e questo già è importante. Speriamo di superarla quanto prima, questo cavillo burocratico che ahimè ci blocca, ma noi riteniamo che non sia proprio determinante. Accertato il fatto che c'è la volontà, non si richiedono fondi speciali, non si richiede niente, e questo è il primo caso dove non occorre richiedere finanziamenti diversi, perché l'Università lo fa con fondi interni, non sono persone che come dire, hanno la necessità di avere contributi di Stato d'alto per essere assunti o contrattualizzato, ma bensì per le professionalità che assurgono, per quello che sono all'interno dell'Università, per le esigenze che ha di questo personale, proprio l'Università ha anche le risorse, le disponibilità, tutto, può tranquillamente e seriamente farlo, ha bisogno solo di quest'atto. Con questo colgo l'occasione proprio da questo microfono per dire a Sua Eccellenza il Prefetto che noi non abbiamo più tempo, le festività non ci aiutano purtroppo e abbiamo bisogno che lunedì al massimo ci sia una risposta, perché poi gli atti da esperire si possono fare entro il 31, altrimenti il rischio è che questi 14 lavoratori il 1° di gennaio vadano a casa. Con la doppia preoccupazione che vanno a casa, ma i 7 che non lavoreranno più negli uffici finanziari probabilmente arrecheranno anche un blocco alle attività dell'Università interno per gli uffici finanziari. Precisiamo anche un'altra cosa, voi non chiedete un contratto a tempo indeterminato, ma solo un contratto, ecco, diciamolo, per così loro si possono agganciare a quelli che sono i contributi per avere una pensione. Sì, questo diciamo è una sorta, come il cane che si morde la coda, sono questi lavoratori, non possono andare in pensione se non hanno un contratto di lavoro subordinato, volgarmente detto messo in regola, anche a termine, anche di pochi anni. Ci sono lavoratori che hanno 60 anni, 64 anni, 63 anni, a cui manca un anno, due anni di contratto di lavoro e potrebbero andarsene in pensione, così restando invece purtroppo dovranno aspettare, così come dice la norma, i 67 anni e quindi non potranno andare in pensione. Noi chiediamo esclusivamente non una stabilizzazione a tempo indeterminato, ma una stabilizzazione graduale che li accompagni alla pensione, per cui anche qui le risorse non sono risorse ingenti da mettere in campo, questi non sono i classici precari diciamo storici. Sono storici sì, ma con una strada diversa dal punto di vista economico-finanziario.